Grazie. Intanto volevo unirmi a chi mi ha preceduto nel ringraziare la famiglia Coppini per l'invito, fare i complimenti per questo splendido posto che ho visto poi ancora non tutto, ma insomma il buongiorno è proprio il caso di dirlo, si vede dal mattino. Io la prendo alla lontana per dire che noi siamo celebri nel mondo per i distretti industriali, benché non li abbiamo inventati noi. Però abbiamo preso questa, virgolette, invenzione che ha dei natali illustri, eh? I distretti sono nati con dei gradi di nobiltà, per così dire, perché nascono nell'Inghilterra di fine 800, all'epoca la più grande potenza industriale e commerciale del mondo. E li abbiamo poi applicati così bene dagli anni 50 in poi che non accidentalmente, quando, faccio un esempio, un allora giovane governatore dell'Arkansas decide di capire cosa sono i distretti industriali, prende l'aereo, viene in Italia e va in Toscana. Naturalmente l'evidente riferimento è a Bill Clinton negli anni 80. E un altro americano non famoso come Bill Clinton, ma molto famoso nel mondo accademico e si chiama Michael Porter, viene esattamente 100 anni dopo che Marshall scrisse il suo libro, insegnava a Cambridge. Marshall è stato il maestro di Keynes, è stato il fondatore della scuola neoclassica. Esattamente 100 anni dopo, il libro di Marshall, in cui ci sono anche i distretti, ma c'è molto di più, è del 1890. Nel 1990 Michael Porter, in questo tomo sul vantaggio competitivo delle nazioni, fra le tante cose pubblica questa cartina. È una cartina, diciamo, che fotografa l'Italia dei distretti, o come Porter li chiama, dei clusters, nel senso di grappoli di impresa, legate fra di loro da relazioni sia in senso orizzontale, cioè più imprese che fanno la stessa cosa, sia in senso verticale, cioè imprese che fanno fasi diverse, sono complementari. Voi vedete che l'Emilia-Romagna, questa regione che per alcuni è nord, per alcuni è centro, questa regione di cerniera, vedete che piazza in questa ideale graduatoria dei più importanti clusters dell'economia italiana alla fase finale del lungo ciclo di sviluppo iniziato nel secondo dopoguerra, no? Il 1990 fotografa un mondo che noi credevamo immutabile, in cui si poteva anche ogni tanto svalutare, ma ha ragione il collega professor Canali. Da lì in avanti il mondo è cambiato praticamente tutti gli anni e se non hai lo sguardo lungo sei fritto. Ma questa, diciamo, è una buona descrizione del lungo ciclo di sviluppo dell'economia italiana, dal miracolo economico al consolidamento. Vedete che non c'è nessun'altra regione italiana che metta sei clusters come l'Emilia-Romagna: Piacenza, Parma, Carpi, Modena, Sassuolo, Bologna. Le altre regioni, anche quelle del triangolo industriale, ne mettono tre o due di questi clusters. C'era una volta, però, anche se il 90, anche se io avevo già finito l'università nel 90, è un tempo in qualche modo andato. Oggi cosa c'è al posto di quei clusters o assieme a quelli? Quelle macchie rosse che vedete in questa cartina la potete vedere sia sul sito di Mediobanca che sul sito di Unioncamere, perché Unioncamere e Mediobanca da alcuni anni fanno una meritoria indagine sulle cosiddette medie imprese industriali. Quelle imprese, insomma, che non hanno più qualche milione di fatturato, ma ne hanno alcune decine di milioni di euro di fatturato. Non hanno più i classici 10 o al limite 50 dipendenti, ma cominciano ad averne 100, 200, 300, ecco, fino a 499.
siamo in un'azienda che credo, prendendo tutti i parametri, i dipendenti, il fatturato e il fatto che è indipendente, cioè non è proprietà di una scatola finanziaria che fra le tante cose c'ha pure l'olio, è una media impresa. Quindi i puntini, voi vi chiederete, ma quante sono queste imprese nel capitalismo italiano, che resta la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania, notoriamente? Sono nemmeno 4.000. Di queste nemmeno 4.000, l'Emilia Romagna ne ha quasi 500. Assieme al Veneto è la regione italiana che ha la maggiore intensità di medie imprese. E anche qui, a occhio nudo, vedete che se consideriamo la media impresa come la naturale evoluzione delle piccole imprese distrettuali che ce l'hanno fatta, cosa sono le medie imprese al di là delle definizioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee o sul sito di Mediobanca? Sono le piccole imprese che sono cresciute, che hanno fatto quella cosa che è fondamentale per un sistema economico, che deve avere un certo gruppo di imprese che da ogni classe dimensionale vanno in quella dopo. Quella è la salute di un sistema. Perché certo nella vita delle imprese c'è una demografia, come c'è nella vita delle persone. C'è un tasso di natalità e un tasso di mortalità e un tasso di sopravvivenza. Quello che fa la differenza è la dinamica di crescita di quelli che sopravvivono. Quando un pezzo di imprese si stacca dalla moltitudine delle piccole e diventa media, è un gran buon segno, perché sono nate imprese dalle spalle più robuste che possono cominciare a fare le due cose che oggi fanno la differenza: l'innovazione tecnologica e andare sui nuovi mercati. Allora, questa è una buona approssimazione dell'industria italiana che ce l'ha fatta, data nel contempo la crisi della grande impresa, e vedete che ci sono due grandi traiettorie di sviluppo: l'arco alpino, vogliamo dire da Torino a Trieste, per semplificare, e l'asse della Via Emilia. Vedete che poi l'asse della Via Emilia è talmente deciso, è stato talmente vibrante, che ha portato lo sviluppo giù lungo la costa adriatica. Vedete che fino al distretto di Fermo, dove c'è la nota azienda di Della Valle, per dare è uno sviluppo che ha mutuato le caratteristiche tipiche del nord-est. Al sud ci sono delle isole buone, in Puglia, intorno a Bari e in Campania, eccetera. Ecco, oggi allora cosa ci sono? Perché abbiamo visto una cartina a volo d'uccello, e allora qui conviene soffermarsi un attimo, perché arriviamo alla Food Valley, di cui questa azienda è, con grande merito, parte integrante. Cosa c'è nell'Italia di oggi, nonostante tutto quello che è successo, e non è questa la sede per ripercorrere tutto quello che è successo? Ci sono, secondo il monitor dei distretti di Intesa San Paolo, 140 distretti industriali tradizionali. Secondo un'altra fonte, quella riportata più in basso, l'Osservatorio Nazionale dei Distretti Italiani, i distretti invece sono 100. Dipende, nella ricerca empirica ci sono delle differenze di metodo, uno lo definisce in un modo, uno lo definisce in un altro, l'importante è che sono due autorevoli ricerche, ognuna delle quali motiva le proprie conclusioni. Mi soffermo un momento di più su quella di Intesa San Paolo, perché è molto dettagliata e consente di fare un ragionamento su Parma, l'Emilia e l'Italia. Vedete che su 140 distretti tradizionali, che fanno le cose tipiche del made in Italy, nella meccanica, nell'arredo casa, nell'alimentare, nell'abbigliamento, il biomedicale di Mirandola, per intenderci, è nei 20 poli tecnologici. Vedete che su 140, ben 44 sono distretti agroalimentari, una percentuale pazzesca. Tutti questi distretti alimentari, e mi riallaccio così a una cifra che ha dato molto opportunamente il direttore di Coldiretti, tutti questi distretti agroindustriali italiani
e hanno esportato nel 2013 oltre 14 miliardi di beni. Ricordate i 30 miliardi di export dell'agroalimentare? Bene, la metà sono esportazioni distrettuali, un pochino meno della metà. Parma, l'alimentare di Parma, sempre dati consuntivi 2013, ha esportato, per Intesa San Paolo, 574 milioni. L'altro distretto che loro definiscono dei salumi di Parma, 288, il lattiero caseario parmense 208, totale 1 miliardo e 70 milioni, che vuol dire il 7,5% del totale nazionale. Cioè dai tre distretti codificati dell'agroalimentare parmense sono partite il 7,5% delle esportazioni agroindustriali italiane dell'anno scorso. Tenete conto poi che se andassimo nella meccanica, nella meccanica troviamo un distretto che molti di voi conoscono, che Intesa chiama food machinery, le produzioni meccaniche per l'industria alimentare, che è valutato addirittura in 400 milioni di export. No, è valutato, è quotato. È 400 milioni sono tanti. Tenete conto che il gioiello dell'industria italiana di questo settore, che è, per rimanere nella metafora delle valley, la Packaging Valley di Bologna, no? Quello straordinario gruppo di imprese leader mondiali nella produzione di macchine per imballaggio, esporta un po' più di 2 miliardi. Esportare, producendo solo food machinery, 400 milioni, è un bel risultato. Sarebbe poi interessante qui guardare come le varie province emiliane si comportano, quali sono le altre regioni che, diciamo, hanno un testa a testa con l'Emilia Romagna nella primazia nell'export agroindustriale. Il testa a testa è col Piemonte, che ha specializzazioni altrettanto prestigiose e pregiate, e la chiudo con una semplice considerazione. Secondo me non è casuale, ma è semplicemente una sensazione epidermica. Non è un caso che siano le due regioni che hanno la migliore convivenza fra multinazionali, Barilla e Ferrero, tanto per non far nomi, medie imprese e il reticolo di piccole imprese. E questo toglie un po' di quei toni aspri che ci sono in Italia nel dibattito sulla dimensione ottima di impresa. C'è spazio per tutte le dimensioni, l'importante è che le imprese crescano. Ecco, qui mi piaceva fare una riflessione su una parola che è diventata di uso comune da un uso prima limitato all'ambito scientifico, in particolare all'ecologia, la resilienza. Volevo solo dire che i distretti sono veramente un caso eccezionale di resilienza, una cosa che è stata sottoposta a tensioni fortissime. Pensate alla nascita dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'ingresso della Cina, il lancio dell'euro, la fine delle svalutazioni, la crisi del 2008, eppure sono riusciti a tornare molti al punto di partenza, recuperando i loro livelli produttivi. Ma ce lo diciamo continuamente, quasi al bar, che il mondo cambia. Ma purtroppo le parole, un po' come la moneta, usate molto, si svalutano, e qui invece non bisogna svalutare il concetto di cambiamento. Allora, che dato ho messo lì? Allora, io credo che in un'occasione così ho detto, ma insomma, come diceva Cecilia prima, è un taglio del nastro, e alle feste bisogna anche dare qualche buona notizia, no? Allora, la buona notizia per un'economia come quella emiliano-romagnola, e vorrei dire a maggior ragione delle province centrali dell'Emilia, la buona notizia continua a venire dai dati sull'evoluzione del commercio internazionale. Nel senso che sia in questo 2014 che nel prossimo 2015 l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la famosa WTO, stima una crescita fra il 3,1 e il 4% nell'export mondiale di merci. Questa è la marea dove noi dobbiamo necessariamente riuscire a fare
andare le nostre navi, piccole o grandi che siano. Perché se ci fermiamo ai dati del PIL, chiudiamo tutti, no? Mettiamo il cartello sold out e il paese chiude. Il paese non ha chiuso in questi anni, grazie alla sua robusta base manifatturiera e quindi al fatto che il 30% del PIL va in export, che è una percentuale da Länder tedeschi, dobbiamo essere orgogliosi di questo fatto. Purtroppo a livello politico non c'è la consapevolezza piena di questo e raramente vi sono misure di policy che fanno fruttare questa naturale vocazione dell'Italia a fare le cose belle e a venderle in giro per il mondo. L'Europa in più, che ha tanti difetti, per carità, resta la più importante potenza commerciale del mondo. Se prendiamo le esportazioni mondiali e le chiamiamo 100, un terzo di quel 100 sono esportazioni dei paesi dell'Unione Europea, con un ruolo cruciale giocato da Germania e Italia. Inutile dire che l'Emilia-Romagna è parte di questo sistema. Nell'anno scorso l'Emilia-Romagna ha esportato 50 miliardi di euro di merci. Coi cambi fissi e con la sfida asiatica sono tanti soldi. Poi però, ecco, la differenza rispetto al passato è che non si compete più solo con l'export, ma si compete anche facendo girare le fabbriche. E è un flusso gigantesco. L'Italia, piano piano, è nelle prime 20 posizioni del mondo in questo gigantesco flusso e su questo flusso che ha oggi alcune operazioni da manuale, non casualmente Bologna e l'Emilia Romagna sono tra le più importanti. Le grandi case automobilistiche tedesche investono a Bologna, la grande multinazionale del tabacco americano ha scelto Bologna, è un flusso che va anche in quell'altro verso e qui due aziende di Parma hanno fatto investimenti diretti esteri niente di meno che negli Stati Uniti d'America. La Barilla ha due stabilimenti integrati verticalmente col molino vicino e la Dallara, tutti sapete che ha lo stabilimento a Indianapolis. Allora, quando un'area ricca come questa si pone nei confronti dei mercati globali, oggi deve, come dire, sapere che si compete in due modi, certo rimanendo ancorati ai flussi di commercio, ma sempre più essendo parte attiva del flusso di investimenti diretti esteri, con fusioni, acquisizioni, accordi, joint venture e così via. C'era una volta questo benedetto distretto che si sono storicamente venuti formando dappertutto nel mondo, non per qualche congiunzione astrale, ma perché nella localizzazione di un gruppo di imprese su un territorio interagiscono tre ragioni. Si crea un bacino di lavoratori qualificati, ci sono i produttori di input intermedi, le famose filiere. In ogni azienda in cui andate come questa, che poi ha lo sbocco sul mercato finale con un proprio marchio, ha tutta una rete di subfornitori che gli fanno le cose su misura come l'abito dal sarto. La stessa cosa, mutatis mutandis, accade nel distretto dove vivo io, a Carpi, dove ci sono tre o quattro Griff che fanno il prodotto che poi va nelle grandi boutique. Ma andando a ritroso ci sono migliaia di imprese che lavorano. E poi gli spillovers, questa cosa che non si traduce nemmeno più, che è il fatto che in un distretto le informazioni, la conoscenza circola rapidamente, no? Se questo è vero, se questo continua a essere vero, la politica industriale non può più essere un tabù. Se la politica industriale deve tornare a occuparsi dell'economia reale, che nel frattempo è cambiata, allora la formazione e l'istruzione tecnica è un imperativo categorico. Un altro imperativo categorico, quando le imprese cominciano a irrobustirsi, avere il laboratorio di ricerca o fare ricerca applicata assieme all'università o assieme alla rete dei tecnopoli che stanno nascendo, o io e altri saremmo favorevoli a che si facesse il salto verso il modello tedesco del Fraunhofer per non avere una cosa un po' ibrida, no? Allora è meglio puntare, costa forse un po' di più, ma darà più frutti nel lungo.
Poi c'è l'innovazione, la politica industriale è sinonimo di investimenti in conoscenza, cercando di fare delle cose grandi, che raggiungano una massa critica, che quindi non potranno più essere tutte le cose in tutte le 9 province dell'Emilia-Romagna, per essere ancora, dovranno essere delle cose di eccellenza che rispondano alle vocazioni del territorio. E poi c'è naturalmente l'aiuto e il supporto alla crescita nei mercati internazionali. Tutti questi compiti valgono per il Made in Italy, valgono per l'agroalimentare, dove il contenuto di qualità del prodotto e di elementi distintivi dell'industria italiana non ha pari. La dimensione di impresa conta. Io credo che le nostre imprese debbano crescere di dimensione, ma non pensiamo che tutto si risolva con quello. La Food Valley, così come la Packaging Valley di Bologna o il distretto delle ceramiche di Sassuolo, sono degli organismi viventi, non sono dei puntini. E allora non può il loro futuro, il loro destino, non può dipendere solo dalla dimensione delle imprese. Che quella cresca è di per sé un bene, perché bisogna andare su mercati sempre più lontani e fare innovazione e ricerca costa sempre di più. Ma non è tutto. Perché questi corpi vitali facciano il salto nel mondo che sta cambiando, conta lo spirito comunitario che c'è in quella zona, quindi nella food, se gli attori hanno una naturale attitudine a collaborare fra di loro, conta l'eccellenza del sistema universitario e della ricerca, conta essere aperti alle idee, non si può avere tutta la verità in tasca nel Ducato, conta la circolazione della classe dirigente. Molte sono le sfide aperte per l'economia parmense e la pur grande Food Valley, perché oggi più di ieri nessuno è un'isola. Grazie.